salve terrestri. Sono la dottoressa Alfa Beta. Vengo da CB257, un piccolo pianeta di una lontana galassia. Capire gli umani per noi è molto importante, perché la Terra è simile a CB257. Non conosco il suo nome terrestre, ma io l'ho ribattezzato Mister Ecoschiappa. Ad esempio, questo è lo scontrino della mia ultima spesa. Mister Ecoschiappa, ma che cosa te ne fai di tutte queste cose? Tu vivi da solo. Sono andata a controllare e ho visto che il rubinetto del bagno perdeva qualche gocciolina d'acqua. Che vuoi che sia per qualche gocciolina d'acqua? Ecoschiappe! Vestito che porti a spasso il tuo cane. Oh, certo, è la cosa che mi piace di più. Ma che roba. Nessuno mi ha mai detto che io dovessi raccogliere i bisognini del mio cane. Certo, Mister Ecoschiappa. I bisognini del tuo animale da compagnia devi pulirli tu. Vedete, noi su CB257 non abbiamo inquinamento. E anche solo sapere che da qualche parte nell'universo esiste ci spaventa molto. Centro di riciclerie, sono dei terreni recintati e protetti dove la gente può gettare i suoi rifiuti ingombranti o speciali o pericolosi. Frigoriferi, computer, televisori, forni a microonde e tutti gli apparecchi elettrici come quelli che tu hai gettato nel boschetto. Io queste cose non le sapevo, eh. E sono ancora tante quelle che devi imparare. Non sprecare l'acqua, usare solo l'acqua necessaria. Comprare solo quello che serve per evitare di sprecare il cibo. E se proprio devo accendere la luce, devo usare le lampadine a risparmio energetico o a LED. Bravo, Mister Ecoschiappa, ora sono soddisfatta. Ho capito com'era possibile che sulla Terra ci fosse tanto inquinamento. Tu non sei mai stato informato che quello che facevi potesse essere pericoloso o danneggiare l'ambiente. Ma adesso lo sai. E sono sicura che qualcosa cambierà. Il mondo è bellissimo e noi possiamo farlo diventare migliore, se vogliamo, il cambiamento di una ecoschiappa come me sarà d'esempio per tutti. Tutti possiamo essere degli eroi e salvare il mondo. Eroi.